Dino, che era protagonista di questa bella finale, l'hai tentata, un grandissimo allungo che ha fatto una bella differenza, poi sul finale sei stato ripreso, però insomma questo run test, e presumo hai provato delle nuove sensazioni. Ma alla fine era una spinta e mi sono sentito molto bene, ho visto nelle altre batterie che andavo molto bene anche sul rettilineo, però al finale ho provato ad allungare e andare via da solo, però sono rimasto un po' cotto alla fine e da dietro uno, Bing, è riuscito a rientrare, che è comunque uno che va molto forte a spinte, e quindi io sono soddisfatto di questo test, e è tutto preparazione, e speriamo poi che viene un po' di neve o che faccia un po' più freddo per disputare anche le gare. Certo, ti sei piaciuto, proprio hai avuto delle buone sensazioni, te ne vai soddisfatto? Sì, a dire la verità la sensazione in qualifica era molto strana, ma penso che sia stata un po' così per tutti, perché alla fine sono riuscito ancora a far miglior tempo io, ma dopo nelle batterie le sensazioni erano molto buone, soprattutto quando si sta un po' dietro si riesce a stare molto più solti, a spingere e ad avere più energie poi per il finale, e quindi sono contento. Linea di massima, questo sarà il tracciato che ospiterà la gara di Coppa del Mondo del 21-22 gennaio, la sprint. Che ne pensi a livello tecnico? Ma sicuramente è molto più adatto per il pattinaggio. Sappiamo che in pattinaggio per una sprint non è che ci vuole chissà che dislivello, si possono fare anche in pianura, basta anche una piccola salitella. Anche a Davos abbiamo praticamente tutto in piano più una salita ed è una sprint molto spettacolare. Credo che sia un'ottima opportunità per Livigno per farsi vedere, e sicuramente questa pista sarà molto adatta anche a Pellegrino, anche De Fabiani, credo che possono andare molto bene, che sarebbe una bella cosa fare bella figura qui in Italia. Ed infine fiamme oro sugli scudi in queste due giornate di testa di Livigno, ieri Simone da Prodi, quest'oggi tu, insomma un gruppo unito e anche di alto livello. Sì. Aspettiamo le gare vere per vedere se andiamo bene, quando ci saranno tutti, e i test alla fine non contano nulla, conta sempre l'ultima gara che si fa, ed è importante andare bene là.